Buongiorno, buongiorno a tutti. Come antropologo, oggi vi parlerò voi dell'umanità lontana nel tempo e qualche riferimento anche all'umanità lontana nello spazio. Però ho voluto incentrare il mio intervento su quello che è una breve, sintetica storia dell'evoluzione umana, mettendo in evidenza quelle che sono state nel corso del tempo le ipotesi proposte, i falsi miti, e ce ne sono stati molti, e per contro ancora delle verità da dimostrare, da mettere in evidenza, da verificare. Iniziamo quindi con una breve storia filogenetica, filogenesi, cioè sulla storia del filum umano e non solo, e non solo. Partiamo dalla prima testimonianza, tra virgolette, scientifica che ci è pervenuta quanto a evoluzione umana, che è l'albero filogenetico del famoso studioso Haeckel, Haeckel che rivedremo più avanti in un differente contesto. Capite perché si parla di albero evolutivo, anche se poi vedremo che è un errore. Perché? Perché dalle radici si dipartono microrganismi unicellulari, secondo questi concetti, che sono perdurati, vedrete, fino all'inizio degli anni 2000, fine 1900. Per poi passare ad animali cosiddetti superiori, ancora acquatici, poi che vivevano in ambiente aereo, si sale con i mammiferi fino in cima a questo ipotetico albero evolutivo, proprio in cima l'uomo, l'essere ultimo di questa ipotetica creazione. Vediamo diversi anni dopo anche un altro studioso inglese, Cate, il quale considera anche qui l'uomo che deriva da una radice comune a tutti gli esseri viventi da cui si dipartono alcuni rami e in fondo, meglio in cima, c'è sempre il nostro Homo sapiens. Arriviamo nel 1955 con Teilhard de Chardin, padre gesuita, paleantropologo, che propone questa, direi, bellissima infiorescenza colorata, dove ci sono preominidi, neandertaliani, australopitecine, in cima l'Homo sapiens. Come vedete, che lui chiama punto omega dell'evoluzione, lo vedete lassù in cima, che è il punto massimo. Al di là non si può andare perché l'uomo ha raggiunto la sua spiritualità, la sua religiosità, come dice lo stesso Teilhard de Chardin, e per cui il culmine dell'evoluzione che è Homo sapiens, sapiens. Abbiamo poi altri tentativi, meglio sarebbe dire altre proposte evolutive, come quella di Tobias, di Leakey, di Johansson e White, sempre partendo da un ceppo comune e poi alla fine una bipartizione tra australopitecine e Homo, e il genere Homo. Leakey vede invece dei parallelismi tra le forme australopitecine, databili da 4 milioni di anni fa, le più recenti a 1 milione di anni fa, mentre il muramo è quello di Homo, prima habilis erectus e sapiens. Con Johansson e White ritorniamo a una radice comune. Come anche successivamente Yves Coppens, una radice unica, da cui poi una tripartizione, lo stesso dicasi
per il nostro, tra i più sicuramente autorevoli antropologi, meglio sarebbe dire paleoantropologi italiani, Facchini, con anche qui si ricalca un po' quelle che sono le ipotesi filogenetiche di altri autori. Qui si inizia attorno alla fine degli anni 90, qui siamo nel 1994, con Wood, si inizia a interpretare l'evoluzione umana un po', oserei dire, più disordinata, non più continua come un albero, ma in maniera un po' più, mi piace dire, disordinata. Siamo sempre su un ceppo di partenza unico e poi il ramo delle australopitecine, però con varie gemmazioni. E dall'altra parte quel ramo che arriverà poi a Homo sapiens con altre ulteriori gemmazioni. Però già dallo schema vediamo che assume una caratterizzazione diversa. Ancor più con Lieberman, qualche anno dopo, vediamo anche qui un ventaglio. Compare un ventaglio, non più una linearità, una continuità, ma un ventaglio. Vedete qui che parte un Kenya Piteco, lasciamo perdere su quelli che sono questi tipi. Ma mi piace sottolineare come sia questa apertura a ventaglio. E poi arriviamo all'ultima, la più attuale, quella ammessa da tutti i paleoantropologi, che è quella classificazione cosiddetta cladogramma di Tattersall del 2008, dove si vede che cosa? Dove si vede che sia la sostituzione del concetto di albero con il concetto di cespugli evolutivi. Inizialmente i paleoantropologi erano rimasti un po' disorientati, ma come? Da albero, questa meravigliosa parola e questa meravigliosa specie vegetale, da albero si passa a cespugli, che è un po' uno svilire. E diciamo che però la storia filogenetica ci dice che invece veramente noi abbiamo attraversato delle storie caratterizzate da proprio cespugli evolutivi. Cosa vuol dire cespugli evolutivi? Vuol dire che nel corso del tempo, in vari luoghi dello spazio, geografici, vi sono stati dei tentativi di evoluzione, proprio dei tentativi, alcuni che hanno avuto successo, altri che non hanno avuto successo. Allora, dal punto di vista paleoantropologico, cosa vuol dire successo o insuccesso evolutivo? Vuol dire la durata del tempo. Qui vediamo, ad esempio, tutte le formule che vedete, Ramidus, Anamensis, di australopitecine, hanno avuto un enorme successo evolutivo. Perché? Perché la prima comparsa è circa 4 milioni di anni fa. Le ultime forme di cui abbiamo testimonianza datano da 1 milione di anni fa, il che vuol dire che la loro durata nel tempo è stata di 3 milioni di anni, possiamo dire successo evolutivo. E d'altronde si vede bene a questo cladogramma che detengono il record della longevità, se vogliamo dire evolutiva. Andiamo verso l'ultimo cespuglio, Neanderthalensis, Homo, l'uomo di Neanderthal, che tutti conoscono. Lui è comparso circa 300.000 anni fa, è scomparso 50.000-40.000 anni fa. Quindi è vissuto 250.000 anni. Si può parlare veramente di insuccesso evolutivo.
Homo sapiens, che vedete come ultimo cespuglio, come ultimo tentativo di evoluzione, è troppo presto per dire se ha avuto successo, se lo avrà, perché l'uomo sapiens come noi lo conosciamo attualmente è tale da poco meno di 200.000 anni, quindi è ancora presto per sapere quale sarà il suo destino. Quindi quello che mi preme sottolineare è che in ambito sia pure ristretto degli antropologi, dei paleantropologi, non si parla più di albero evolutivo, ma di cespugli evolutivi. Certo, è meno ridondante, però è più veritiero. Nel corso del tempo sono state formulate differenti ipotesi filogenetiche. La prima che ci è pervenuta è quella su base gerarchica, l'ho messo tra virgolette perché capite già dalla parola che è offensivo, semplicemente offensivo. E pertanto, quando parlavo di falsi miti nella titolazione iniziale, per quanti anni, per quanti secoli le classificazioni inerenti Homo, il genere Homo, sono state fatte su base gerarchica. E lo vediamo subito perché. Guardiamo Linneo, per esempio. Linneo, poi vedremo più avanti, che propone una sua classificazione, però per la prima volta parla di umani, trogloditi, Lucifer, Satyrus, Pygmaeus, cioè queste creature umanoidi che sono immaginari, però all'epoca, siamo attorno alla metà del 1700, le si credevano esistenti. Perché? Perché viaggiatori, esploratori, missionari, gente di malaffare, di buonaffare che erano stati in quell'Africa ancora denominata Hyksunt Leones, l'Africa subsahariana, descrivevano di aver visto delle forme umanoidi che poi disegnavano e chiaramente avevano visto delle forme scimpiesche, scimpanzé o gorilla, e invece no, erano umani non evoluti, non progrediti. O addirittura Haeckel, che lo ritroviamo a distanza di qualche slide, questo grande naturalista, noto per differenti teorie che ancora oggi vengono studiate nelle scienze naturali e nelle scienze biologiche, ebbene, lui vedeva una continuità diretta senza alcun salto di discontinuità, che addirittura ha numerato da 1 fino a 24, dal protoplasma, da questo unicellulare acquatico, via 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 fino alla forma 9, 10 rettiliane, 11 acquatiche, 16 primi tentativi di conquista dell'ambiente aereo e poi via via mammiferi aplacentati, placentati, fino a chi? Fino al Papua. Quindi lui vedeva una continuità dal protoplasma al Papua. Uno si dice, ma dove l'ha visto? Probabilmente dalla capigliatura del Papua, che può essere confrontata con quella che è la forma dell'ameba. Ma a parte gli scherzi, capite, questa è quando parlavo di classificazione su base gerarchiche. Quindi solo i Papua derivano dalle forme amebe, protoplasmatiche. Invece, l'uomo primitivo, sapiens, europeo, no, lui, come vedete, viene raffigurato da Louis Figuier, già ben vestito, oserei dire ben pettinato, pulito, con la compagna che accudisce il figlioletto, ben pettinato, ben pulito. Per cui diversa è ipotizzabile l'origine del sapiens occidentalis.
Invece qui ricadiamo ancora nel bieco razzismo con Arthur de Gobineau, uno dei padri del razzismo teorico, insieme a Lafourche, il quale parlava di razza, come diremo poi brevemente noi antropologi. Da ormai 20 anni abbiamo definitivamente abolito il termine di razza, definitivamente, anche se tutti i giorni radio, televisione, mass media sentiamo parlare di razza qui, razza là, eccetera. Noi, gli addetti ai lavori, 20 anni fa l'abbiamo definitivamente abolito, ma non per political correct, non per buonismo, ma semplicemente perché le razze in ambito umano non esistono. Esistono a livello equino, razze equine, bovine, canine, feline, quel che volete, perché? Perché sono l'esito di incroci artificiali creati dall'uomo, per cui ecco che il termine razza in questo frangente ha un significato, ma a livello del genere Homo, anche se c'è stato un tentativo 70-80 anni fa di fare degli incroci, oserei dire artificiali, forzati, ma fortunatamente vi è endogamia, vi è possibilità diciamo, incroci non obbligati, non sempre obbligati. E invece de Gobineau parlava di razza bianca, di razza gialla, di razza nera e di razza degenerativa. Come vedete, noi siamo in quell'ambito geografico. Cosa intendeva il Prode Conte di Gobineau con razza degenerativa? È quelle genti che si uniscono tra razze diverse, e per cui danno origine a una degenerazione, quando sappiamo invece che il vero motore dell'evoluzione umana è la variabilità. Oppure questo studioso svizzero, 100 anni fa, che guardate, 100 anni fa, è tanto, voi direte, ma per un paleantropologo è stamattina presto. Da cui vede che se anche qui da forme non ben precisate di esseri unicellulari, pluricellulari e poi via via, a un certo momento si ha una tripartizione, una che va verso il gorilla, da cui deriverebbero i melanodermi, gli uomini di razza, sempre tra virgolette, di razza nera. Un ramo centrale, che darebbe origine ai scimpanzé, da cui popolazione leucodermi, ovvero i bianchi. Dall'altra parte, l'altro ultimo ramo, che darebbe origine all'orangutan, asiatico, sappiamo che è asiatico, una specie asiatica che avrebbe dato origine alle xantodermi, ovvero gli uomini gialli e sui gialli. Poi ci ritorneremo. Voi direte, vabbè, poverino, lui ci credeva. No, c'è qualcosa di peggio dietro, nascosto. Perché? Siamo nel 1915, proprio in quell'epoca, poco prima, escono i primi trattati di etologia animale, cioè studio del comportamento, delle caratteristiche sociali degli animali. Ebbene, questi trattati, anche questi veramente oggi dirò obsoleti e dire poco, dicevano che tra le tre scimmie antropomorfe, orangutan, scimpanzé e gorilla, il gorilla era il meno evoluto, il meno dotato psichicamente. Guarda caso,
per puro caso questo studioso vi fa derivare le popolazioni nere. Un po' più intelligente, secondo questi trattati di etologia, era l'orangutan, da cui guarda caso, Arendt vi fa derivare gli uomini asiatici. Il massimo a livello delle scimmie antropomorfe dell'intelligenza è nello scimpanzé, e da qui, guarda caso, vi fa derivare le forme bianche, la razza degli uomini bianchi. Ora capite che è offensivo, vale la pena rammentarlo per dire, guardate, quanti errori si possono commettere anche a livello della scienza con la S maiuscola. Abbiamo poi questa immagine che si trovava su un testo universitario, siamo attorno al 1950, non è che siamo nel 1700, nel 1950, questo testo di Hutton, il quale mette in evidenza, secondo lui, delle classifiche di furti, di omicidi, dove in primis compaiono sempre, ovviamente, delle rappresentanti di popolazioni ben lontane dagli europei, dagli bianchi in generale, dagli occidentali. Mentre ad esempio, qui abbiamo in alto a sinistra, qui spero che si veda con la freccia, questa donna un po' osè, potremmo dire, e mette in evidenza degli appetiti sessuali con delle classificazioni. Il primo che corre verso questa donnina è il dinarico, segue il Mediterraneo, segue poi l'Alpino, poi l'Est Baltico, eccetera. Ultimo che è disinteressato, girato dalla parte opposta e che fuma una sigaretta, il puro nordico. Ora capite che questo non farebbe nemmeno ridere su una settimana enigmistica. Pensate invece allora quando compare in un testo di studio universitario. Falsi miti, come dicevo nel titolo. Quindi dalla descrizione della variabilità umana si è passati alla costruzione di identità altre. Descrizione e costruzione antropologiche si confondono. L'antropologia diviene quindi antropopoiesi, quindi non più descrizione della variabilità, ma costruzione di una variabilità ad usum nostro. Il corpo pertanto viene normalizzato, viene stigmatizzato, viene razzializzato. Ed ecco alcune classificazioni delle popolazioni umane, questa volta su base morfologica. Ho voluto mettere basso a destra questa valutazione dell'altro grande teorico insieme a De Gobineau del razzismo, che è La Pugge. Sono convinto che nel corso del prossimo secolo ci si sgozzerà a milioni per uno o due gradi in più o in meno dell'indice cefalico. Direi che è obbrobrioso questa definizione, però era questo un po' lo spirito non lontano troppo da noi. Ecco qui Linneo con la sua classificazione. Homo ferus, mostruoso, europeo, asiatico. Allora, di alcuni termini è chiaro capirli. Afer, africano, americano, asiatico, europeo, ferus, selvaggio, quelle figure che abbiamo visto prima,
con quei troglodita, Lucifer, Satyrus, Pygmaeus, eccetera, e poi Homo Monstruosus. Homo Monstruosus, Linneo dice che è colui che troppo si differenzia dall'uomo bianco. Lui dice dell'uomo europeo. Anche qui non credo ci sia bisogno di commenti. Vengono poi effettuate tutta una serie di classificazioni su base morfologica o su colore, pigmentazione della pelle, come Blumenbach, per cui razza caucasica, mongolica, etiopica, eccetera, eccetera, o sulla base della pigmentazione cutanea, ma anche della forma dei capelli e della forma del naso, come Saint-Hilaire, con la denominazione razziale sottoriportata, oppure solo come fa De Quatrefages sulla forma dei capelli o della forma del naso, come sottolinea Huxley, o ancora pelle e forma del naso, Paul Topinara, addirittura Däniker, tutto, pigmentazione della pelle, capelli, naso, pigmentazione dell'iride. Georges Montandon, lui si basa sulla differenza classica, che è la pigmentazione cutanea. L'ultima pervenuta è quella di Valois, siamo attorno al 1960, che si basa ancora una volta sulla pigmentazione cutanea. Ma anche il volto, questo per dire quella che è stata l'orgia classificatoria in determinati periodi della storia dell'antropologia, non solo biologica, solamente il volto, guardate, è stato studiato, misurato, valutato dall'indice daltonico-cefalo al macropside platirrino, le labbra, la forma dell'orecchio, la riflettanza della cute, eccetera, eccetera, eccetera. Dicevo, a proposito delle razze che non esistono, anche perché se la razziologia fosse una, tra virgolette, una scienza esatta, è evidente a questo punto che tutte le classificazioni dovrebbero essere uguali. 2 più 2 fa 4 in tutti gli angoli del globo. Ora, qui ho preso in considerazione due classificazioni di popolazioni molto, molto simili, parlano lo stesso linguaggio, hanno la stessa cultura, per cui una è la classificazione del FBI, Federal Bureau of Investigation, statunitense, l'altra, il Scotland Yard, inglese, londinese. Uno parla di razza caucasica, afroamericana, ispanica, est baltica, indigena americana, l'altro europea, afro-caribe, indiana. Ora, non c'è corrispondenza, altro che 2 più 2 fa 4 in tutto il mondo. Caucasica, europea, forse, forse si può dire, ma afroamericana, caraibica, ispanica, indiana. Cioè, non vi è assolutamente corrispondenza. D'altronde, come sottolinea un grande genetista italiano, allorquando in un congresso mondiale un genetista alza la manina e dice: ma scusate, ma ad esempio gli Inuit, volgarmente noti come eschimesi, dove sono collocati qui? Non li vedo. E tutti e due rappresentanti dell'FBI e di Scotland dicono: ma gli Inuit non compiono reati a Londra o a New York, da che ne deriva che quindi non fanno parte di qualsivoglia classificazione razziale. I cinesi, mi piace sempre sottolineare che divennero gialli grazie, tra virgolette, quel grazie a Kant. Perché? Perché da sempre in tutti
le descrizioni da Giovanni Pian dei Carpini a Cesalpino, a Marco Polo, a Ricci, vengono descritti i cinesi sempre come bianchi o bianchissimi. Linneo, quando scrive il suo trattato Sistema Nature, tra le altre caratteristiche, delle varie popolazioni, i cinesi li definisce come bianchi o bianchissimi, però dato che ne dà anche delle connotazioni etico-morali, sociali, dice che sono infini, che bisogna stare attenti a fare affari con loro, insomma, li denigra dal punto di vista sociale, poveretti. E qual è il termine latino per definire questa situazione di per cui non bisogna fidarsi, luridus, luridus. Kant, che riprende le classificazioni di Linneo per fare una sua classificazione della umanità, vede questo luridus nella traduzione latina, perché il Sistema Nature era scritto in latino, era l'inglese dell'epoca scientifica, traduce dal dizionario latino-tedesco questo luridus come giallo. Per cui quando parla dei cinesi, gialli. Ed è da quel momento che i cinesi sono gialli. E noi siamo talmente influenzati culturalmente, condizionati culturalmente, che se vediamo un cinese lo vediamo giallo, come invece. Vabbè, perché questa slide? Perché fino a 6 anni fa i paleantropologi, gli antropologi, quando parlavano del no, di noi, uomini, dicevano Homo sapiens sapiens, perché Homo genere, secondo la ripartizione, denominazione latina, Homo genere, sapiens specie e secondo sapiens varietà. Solo che la varietà nel genere Homo corrisponde alla razza, per cui è stato cancellato. Da quel momento noi siamo solo Homo sapiens, perché tutti i sapiens costituiscono un'unica entità, un'unica, se vogliamo dire razza, sì, tutti gli umani appartengono alla medesima razza. Abbiamo poi delle evidenze fossili, differenti tipi di evoluzione, qui non mi soffermo troppo in questi tecnicismi, se volete, ma diciamo che abbiamo forme che quadrupedi e poi abbiamo forme clinigrade, come si vede. Qui per esempio il pan, che sarebbe lo scimpanzé, fino alla forme ortostatiche, qui si vede meglio, perché? Perché i paleantropologi danno molta importanza a quella che è la cosiddetta trave vertebrale. È chiaro che il quadrupede oppone alla forza di gravità una superficie abbastanza ampia, da cui un arco della colonna per sopportare, noi non ce ne rendiamo conto, questo immane peso che è la forza di gravità. Diciamo, ce ne accorgiamo quando saltiamo, che la forza di gravità ha un determinato peso. Abbiamo poi le forme clinigrade con la postura dei primati, per cui la superficie opposta alla forza di gravità si riduce rispetto al quadrupede, per arrivare all'uomo, in cui si ha questa colonna, proprio colonna, che oppone la forza di gravità a una superficie minima, piccolissima, per cui sono subentrate tutta una serie di modificazioni, come per esempio la colonna vertebrale a doppia S, il piede cavo, tanto da costituire una specie di balestra per opporsi alla forza gravitazionale. Vabbè, qui possiamo lasciar perdere, invece per quanto riguarda il piede assistiamo a questo avvicinamento, a questa adduzione, viene detto, del quinto dito sempre più vicino
alle altre dita, tanto da essere nell'uomo le cinque dita parallele. Questo permette una migliore posizione per la deambulazione bipede. Nella storia dell'uomo abbiamo momenti di tragicità, infatti si può vedere qui da questa calotta cranica di un antico ominide delle perforazioni, chiaramente dovuta a una fiera, a un animale che lo ha ucciso e probabilmente divorato. Tenete presente che Australopithecine, Homo habilis, fino a una parte di Homo erectus era una preda, e dopo che è diventato predatore di tutte le specie animali e vegetali, Homo sapiens, ma se no è sempre stata una preda, lui è sempre stato una preda. Qui vabbè, una ferita per i mortali, qui sicuramente da un fendente, chissà di quale origine. Nel contempo abbiamo anche momenti di estrema, non dico commozione, ma delicatezza, questa sepoltura della grotta di Grimaldi, non lontano qui da noi a Genova, dove si vede una donna con un adolescente che tiene in posizione rannicchiata tra le sue braccia. Oppure altre manifestazioni già di una certa evoluzione, di un certo psichismo. Mi piace sottolineare. Voglio ritornare al mio, tra virgolette, mestiere principale, che è quello di etnomedicina, di cultore dell'etnomedicina, laddove in questo papiro che risale di Ebers, che risale a 1600 anni prima di Cristo, dove sono annoverate 900 ricette medicinali. Nella Bibbia vi sono 110 piante medicinali con i relativi utilizzi. Il mondo arabo ha sempre dato estrema importanza, addirittura ai giardini islamici, dove sono presenti piante islamiche nella maggior parte delle città, non solo arabe, per cui si vede già dal più lontano tempo questa sensibilità verso la cura e l'osservazione. E qui abbiamo l'uomo di Similaun, Özli, come l'avete sentito nominare più volte, che è vissuto 5.300 anni fa, al confine italo-austriaco, nelle Alpi, a oltre 1.500-2.000 metri di altitudine. Questo uomo di Similaun, che aveva il suo vestito, chiamiamolo così, di pelliccia, aveva le sue scarpe, i suoi calzari, le sue armi, i suoi piccoli strumenti e una borsa che era la sua piccola farmacia. Perché? Perché cosa c'era dentro questa piccola borsa che si portava in cima alle Alpi nelle sue migrazioni da solo? Ebbene, l'analisi microscopica ha permesso di identificare una pianta, un fungo, da cui è stato isolato l'acido policlorenico, poco importa, che ha un'azione antiflogistica. Sono state dentro sempre questa piccola borsa trovate tracce di Nekara complanata, questa pianta la cui attività antimicrobica, antinfiammatoria e antibiotica è riconosciuta da tempo. Tra l'altro, polvere di questa è stata trovata anche nelle giunture nell'area popliteana, nella fossa dietro il ginocchio. Quindi si era curato, si era appena curato quando poi ha trovato la morte, non si sa bene se per un colpo di freccia o chissà come. Infine è stato trovato anche un fungo, come vedete qui tra parentesi anche il nome e cognome del fungo, con cui il nostro uomo riattizzava le braccia che trasportava con sé. In tal modo aveva la sicurezza di potersi accendere un fuoco per riscaldarsi ovunque si fosse trovato e eventualmente cuocere la carne. In effetti si vede qui che ci sono i veri e propri acciarini con cui, grazie a questo fungo, poi dava fuoco. L'ultimo capitolo che affronto
il corpo nel tempo, come il fenotipo, il tipo fisico si è modificato, o quali sono stati anche i modelli di corpo che sono stati idealizzati. E qui abbiamo più antichi reperti che datano da decine di migliaia di anni fa. Ora prendo in considerazione quella centrale, la Venere di Willendorf, di cui qui ho un modellino, non so se si vede, eccolo qui, che è nelle dimensioni originali, standard. Io ho la fortuna di averne potuto farmene arrivare uno, e questa piccola, piccola statuetta, siamo attorno ai 14-15 centimetri, ha dai 18 ai 21 mila anni, evidenzia forme, voi direte, esagerate, sì, sono l'esaltazione della fertilità. L'obesità non era un problema, non è stato un problema, lo è fortunatamente adesso. Qui abbiamo delle figure rupestri della Somalia, dove vengono messe in evidenza sia l'obesità sia la cosiddetta steatopigia. E qui, dalla medicina egizia, vediamo questa regina. Sicuramente ha una forma di pinguedine che potrebbe tradursi in un autorevole ruolo e statuto politico. Lo stesso dicasi da quel disegno rupestre alla vostra destra. Anche il famoso scriba e l'arpista cieco, sempre del mondo egizio, mondo romano, donna obesa. E lottatori che hanno una certa, potremmo dire, un surplus ponderale. Però poi le cose cambiano con la Grecia classica, arriviamo al 450 d.C., il famoso discorso di Nerone, che ne esalta le forme idealizzate, muscolose, longiline, e abbandoniamo quella obesità, noi chiameremo oggi obesità, che invece era idolatrata, idolatrata secoli, per non dire millenni prima. E lo stesso, la famosa Venere di Milo, Alessandro di Antiochia, siamo nel 330 a.C., dove si vede la forma femminile che non è più obesa. È sempre un bon point, direbbero i francesi, ma non siamo più nella obesità straripante. Diciamo che si idealizza il corpo femminile sempre in funzione di quella che sarà la gestazione, quindi un pochino di grasso corporeo non fa male come riserva durante la gravidanza. Medioevo, medioevo situazione cambia notevolmente. La bulimia è spirituale. La bulimia è nella mente, nella testa, nella esaltazione religiosa. Il corpo deve essere macilento, deve soffrire, ma la bulimia, ripeto, è spirituale. E poi, vabbè, qui siamo a 1485, Venere. La nascita di Venere, dei Botticelli, dove nuovamente la corporatura femminile si avvicina più alla longilinia, potremmo dire, ma ecco nuovamente l'ideale di Renoir, con le famose bagnanti, dove nuovamente si ha un corpo femminile tendente a una certa grossezza. E col Novecento cosa assistiamo? Assistiamo all'uomo che deve essere corpulento. Perché? Perché è il possessore dei beni, è il padre della pater familia, ha i soldi, mantiene la famiglia, per cui ha un'importanza anche fisica, ponderale. Deve essere così.
La donna invece col vitino da Vespa, magra, obbediente, e quindi, come vedete, si confrontano questi diversi corpi nel corso del tempo per arrivare quindi, come disegnava Collins, facendo forse un errore di datazione, quindi non 2000 anni, ma forse 20.000 anni or sono, laddove vediamo come inizialmente era l'individuo magro che si nutriva non tutti i giorni perché apriva il frigo e aveva quello che voleva, ma mangiava quando riusciva a trovare da mangiare, probabilmente praticava lo scavenging. Cosa vuol dire? Mangiare carogne di animali morti, ma dopo che i grandi felini avevano mangiato, dopo che gli uccelli rapaci avevano mangiato, e l'ultimo di beccata, come potremmo dire, era il nostro povero Homo, che poi era soprattutto australopiteco e Homo habilis, che arrivava per ultimo e trovava quello che trovava. Per cui sicuramente un corpo piuttosto magro, con l'adorazione di persone, scusate, di persone, di idoli di questo tipo, grossi, che hanno mangiato. Oggi siamo in una situazione opposta, con questa epidemia della, in cui è stata chiamata l'obesità, e per cui si sogna invece un corpo molto, molto più longilineo. Ecco, questa è un po' la storia che vi volevo raccontare su realtà, falsi miti, evidenze. E come vedete, questo cosa ci insegna? Ci insegna che bisogna essere sempre molto cauti, molto critici. A me piace sempre dire che, lo dico sempre a tutti i miei studenti, ma anche alle conferenze, non solo dedicate agli studenti, tenete presente che, cito Einstein, la mente è come un paracadute. Funziona se si apre. Questa è la mente. Per cui informazioni di diverso tipo, di diverso genere, nella inter, nella trans, nella metadisciplinarietà, non possono che arricchire, sia dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista critico. Quest'ultima immagine è l'immagine di quello che sta per essere allestito, non ancora purtroppo visitabile, il Museo di Etnomedicina, che però, ripeto, deve essere ancora ultimato in alcune sue componenti, e soprattutto deve essere ancora aperto, perché fin tanto che non vi è permesso l'ordinanza rettorale, non è possibile. Ecco, questo è quanto mi sentivo di proporvi oggi sull'argomento che abbiamo condiviso con i due cari amici del Celso, sia Emanuela che Alberto. E con questo vi ringrazio molto per l'attenzione. Vi auguro tempi migliori, come a dire, quali sono i tempi migliori in questo frangente, quando potremmo tenere diviso di persona tutta la didattica. Grazie.